Dopo l'uscita dal carcere, Alessandro Basciano smentisce le accuse di stalking su Sophie Codegoni e a Fabrizio Corona racconta la sua versione dei fatti. Quello che ho subito, quello che ho sopportato, quello che ho tenuto nascosto per rispetto di mia figlia verrà tutto fuori, ha dichiarato Alessandro Basciano, che ha deciso di raccontare la sua versione degli eventi in un'intervista esclusiva a Fabrizio Corona, nel podcast Falsissimo, il nuovo canale YouTube dell'ex paparazzo dei VIP. Dopo essere stato arrestato, l'ex protagonista di Uomini e Donne e Grande Fratello VIP è stato rilasciato, poiché le accuse di stalking mosse dalla sua ex compagna, Sophie Codegoni, madre della figlia Céline Blu, sono state considerate insufficienti per giustificare il suo mantenimento nel carcere di San Vittore a Milano. Durante il podcast Falsissimo, Basciano ha deciso di smentire le accuse di stalking lanciate da Sophie Codegoni. Non sto bene. Sono contento, nonostante la dinamica precedente, di come sono andate le cose perché penso che alla luce di quelli che possono essere i reati fatti è uscita qualche verità. Io con la mia ex ci avrei fatto una famiglia assieme, quindi non voglio sminuire, ha spiegato. Un elemento fondamentale per la scarcerazione di Basciano è stato rappresentato dai messaggi che i due si sono scambiati poco prima della notte tra il 13 e il 14 novembre. Dal cui contenuto traspare una relazione tra i due certamente non caratterizzata da uno stato di timore, da parte di Sophie Codegoni, ha spiegato la giudice per le indagini preliminari. Perché è già uscito dal carcere? Alessandro Basciano, l'avvocato, spiega tutto. I messaggi cruciali e la scarcerazione, Alessandro Basciano parla dell'arresto a Fabrizio Corona. In particolare, sembra poco compatibile con il turbamento e la paura, tipici delle vittime di stalking, il fatto che Sophie Codegoni, dopo aver ricevuto un prezioso dono, una borsa, da parte dell'indagato e una lettera a lei indirizzata, gli abbia espresso commozione, aggiungendo considerazioni sul loro passato insieme, facendo riferimento anche a colpe e responsabilità reciproche. A Fabrizio Corona, Alessandro Basciano ha raccontato di essere rimasto sorpreso dalle accuse e di non aver mai immaginato una situazione simile. Io ho pensato subito che non fosse possibile una cosa del genere, non capivo il motivo. Ho provato, quando ho scoperto il motivo del mandato, una delusione profonda. È fondamentale che io ti racconti bene le cose per fare chiarezza. Il lunedì 10 io ritorno da un tour di lavoro e, al rientro su Linate, decido di fare una sorpresa a Sophie, comprando questa famosa borsa, ha detto, rivelando anche di averle consegnato una lettera. I messaggi cruciali e la scarcerazione, Alessandro Basciano parla dell'arresto a Fabrizio Corona. La sera legge la lettera e mi arrivano un paio di messaggi molto belli ma realistici, ha continuato Basciano. Il 12 novembre, Sophie gli ha chiesto di aiutarla con la spesa, così io vado a prendere Sophie e Valeria e tutta la loro spesa. Tutto era tranne che paura. Poi la sera mi dice, grazie di quello che stai facendo, e mi dice, come stai, come va, non ti ho più sentito, e io dico che ero stanco, racconta Basciano a Corona. Alessandro Basciano spiega che Sophie gli aveva detto che sarebbe uscita con degli amici e non vedeva l'ora di mettere la borsa, mi dice dove andava a cena e mi chiede, tu cosa fai, io resto sul vago. Poi lei mi dice, lasciami all'asilo che poi io mi faccio una passeggiata e raggiungo mia mamma, io dico va bene. Basciano scopre che la sua ex compagna era stata nello stesso ristorante la settimana prima. Io dico, ma no, non è possibile, la settimana prima sapevo che era a Miami. Ha mentito palesemente, lei non è nuova purtroppo a mentire. Purtroppo, però, così facendo porti una persona ad avere reazioni sbagliate se cerchi di tenere un piede in due scarpe. Basciano ha poi raccontato di averla chiamata per confrontarsi. Le ho chiesto la verità e le ho detto che avevo le foto. Ha negato la sua presenza. Sono uscito di testa perché c'è stata questa intermittenza tra me e lei. Vieni a letto con me tra fine ottobre e i primi di novembre, dopodiché io parto per lavoro e te vai a cena nel club. Io non sono uno qualsiasi con cui vai a farti una troma asterisco 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 a, io sono il padre di tua figlia. Il racconto di Alessandro Basciano prosegue. Fortuna vuole che io vedo uscire dal parcheggio la macchina dei suoi amici.
Tu sai benissimo, Fabrizio, che tipo di persone sono e cosa facevano. Io non ho dato un pugno in faccia al suo amico. Prima di scendere dalla macchina ho ricevuto delle provocazioni, così scendo e cominciamo a discutere. Do un colpo sul parabrezza e questo parabrezza lo urta. Io non mi drogo, bevo qualche cocktail prima delle serate. Poi la sera stessa Sophie e l'amico con cui avevo litigato hanno sporto denuncia.